secondo le previsioni è un gran pugile, perché ha fatto anche un mondiale, ha fatto un europeo, praticamente deve rientrare in grande forma, perché è stato un periodo un po' assente nel pugilato. 62-300 il suo peso, 71-900 per Alexander Zaitsev, 24 vittorie, 4 KO, 9 vittorie prima del limite, una sola sconfitta come detto contro Julien Jackson per Agostino Cardamone, mentre Zaitsev ha un record di 14 vittorie, 9 per KO, 6 sconfitte, 26enne, ha lavorato a San Pietroburgo, la sua città, e poi a Madrid, ed era già in preparazione per un match programmato a luglio. È stato chiamato per l'infortunio a Neville Brown ed ecco dunque il gong della prima ripresa, organizzazione di Tonino Puddu, un titolo europeo si è già svolto nel 92, era a Sorso, vinse i punti Fanni, ma il grande pugilato era già stato qui a Sassari e proprio anche con Maurizio Stecca. Ma andiamo a vivere insieme le emozioni di questo confronto. Attenzione al mancino Cardamone, guardia destra ed è guardia destra anche. Due mani gira. Zaitsev ha cambiato guardia di fronte al mancino di Montoro, che ha affermato alla vigilia di conoscere poco questo avversario. Alexander Zaitsev, professionista dal 92, già nazionale juniores, riserva nella maggiore, è al primo tentativo europeo, combatte con i pantaloncini neri il russo. C'è la banda rossa invece per Agostino Cardamone, che ora va in combinazione destro-sinistro ancora una volta. È preparato splendidamente Cardamone, anche se non ha potuto avere, attenzione, ha perso l'equilibrio. E poi reagisce bene, va col diretto sinistro, uno dei suoi colpi preferiti. Agostino, ancora la combinazione dall'esterno col destro e poi all'interno con la diretto sinistro. Dicevamo del russo che è sesto nella classifica IBU ed è al primo tentativo europeo. Ha già combattuto in Italia, la prima volta conquistando la cintura internazionale IBF a spese di Fattori nel marzo del 95, KO alla settima ripresa, poi tre mesi dopo perse ad Erice contro Silvio Branco ai punti. Branco lo fece contare già alla prima ripresa, ma poi non approfittò e soffrì fino alla dodicesima. Va col destro dall'esterno e colpisce al volto Zaitsev. Due mani. Suona il gong della prima ripresa. Prima ripresa di studio per Agostino Cardamone. Ha preso un destro d'incontro Cardamone in pieno viso, praticamente. Ecco. Eccolo qui, Umberto Orti puntualmente ce lo mostra. Avete visto perdere equilibrio, colpito durissimo, è un picchiatore che col destro fa male e ha il colpo dal infatti mano pesante. Ha fatto la ripresa con un po' di fatica, dove ha fatto fatica a recuperare. Non abbiamo il ritorno audio, preghiamo il regista Umberto Orti di intervenire per risolvere questo problema. Ora risolto finalmente ed eccoci dunque in questo intervallo fra la prima e la seconda ripresa. Colpito dunque subito duro Agostino Cardamone da questo brevilinio che ha i colpi pesanti, fa parte della scuderia dello spagnolo Enrique Soria.
li guida anche il campione europeo dei superpiuma Alexander ed altri russi. Cardamone. Gira sempre, non batti più, e via, vai, battene. No. C'è un problema tecnico che stiamo cercando intanto di risolvere, ma questo secondo round, attenzione al russo, è lento nella carburazione come il nostro Cardamone. È lento nei movimenti sul tronco e sulle gambe. Cardamone deve mettere qualche colpo sotto, Deve anticiparlo. Deve anticiparlo e picchiarlo sotto, cioè deve toccare qualche montante. Vieni sulle mani, vai via e poi rientra. Un consiglio di... Va col sinistro a Cardamone, poi viene colpito dal destro dall'esterno. Buona combinazione di Cardamone che poi viene colpito dal destro e termina a tappeto. Ha preso colpo durissimo. Destro d'incontro, infatti nella ripresa prima tentò anche il russo di metterlo a segno e si è riuscito. Viene contato dall'arbitro belga Logist Cardamone ed ora finalmente risolto il problema tecnico, grazie Orti. È in difficoltà il pugile di Montoro. Deve andare via dal destro, deve andare via. Suona il gong. Seconda ripresa che ha visto contare il pugile italiano finito a terra sul destro d'incontro di Alexander Zaitsev, un destro che Umberto Orti ci mostrerà ora nel replay. Eccolo qui, un attimo in ritardo, e comunque finisce a tappeto Agostino Cardamone. C'è tempo per recuperare. Intanto Bruno Arcari all'angolo. Cardamone dovrebbe fare una cosa. Ancora Cardamone, eccolo qui, il destro d'incontro che mette a tappeto il pugile di Montoro inferiore. E suona il gong della terza ripresa. È cominciato dunque in salita il match per Cardamone. Gira così, gira, gira. Cardamone deve mettere qualche colpo sotto. Non può. Attenzione picchiare al destro, avete visto ora. Di Zaitsev ancora, molto pericoloso.
deve colpire basso Cardamone, deve fare attenzione, anticipare, schivare e partire col suo diretto, ma in queste prime riprese sta soffrendo la potenza del russo. Ma per me il russo sta studiando come mettere il destro, quello che ha fatto un destro velocissimo. E pesante Zaitsev. Ora va via Cardamone. Ora col destro e poi col sinistro dall'esterno in gancio. Attenzione, avete visto l'azione rapida in combinazione sinistro-destro di Zaitsev. Un gancio destro che è arrivato al volto dell'italiano. Vai lontano, Agostino, fallo girare. Ancora il destro di Zaitsev d'incontro. Il gancio destro. Si chiude Zaitsev. Dovrebbe colpirlo ai fianchi. Dovrebbe andar basso Cardamone. Sulle mani. Comunque Cardamone sembra aver recuperato dal KO, ma subisce ancora un destro pesante di Zaitsev, una sorpresa per lui, questo russo non lo conosceva e si sta rivelando veramente un match proibitivo. Si è trovato sbilanciato due volte quando il russo gli ha messo il gancio. Preso in controtempo, Cardamone è finito una volta ancora a tappeto, suona il gong della terza ripresa. E Zaitsev ha già costretto una volta al conteggio Agostino Cardamone e una seconda volta a tappeto senza peraltro essere contato. Eccolo qui all'angolo con Bruno Arcari, il pugile italiano della colonia di Rocco Agostino. Si è preparato intensamente per due mesi. Ecco il sinistro, avete visto, ha perso l'equilibrio dopo aver portato il sinistro in gancio dall'esterno. Cardamone ha perso l'equilibrio. È un match Praticamente difficilissimo. È difficilissimo perché Cardamone non deve picchiare solo il muso, al viso, deve lavorare anche sotto al corpo per vedere se il russo resiste ai colpi di Cardamone, e si scopre sempre. E il russo sta aspettando solo di mettergli dei ganci e il destro dritto, perché a questo punto qui ha visto che aveva dato segno due volte e trova sempre quello spiraglio lì da mettergli quei colpi. Quarta ripresa dunque a Sassari, campionato europeo dei pesi medi. Agostino Cardamone, pantaloncini neri, banda rossa, è in netto svantaggio in questo momento, è stato già contato dall'arbitro Logist, messo a tappeto da un destro terribile di Zaitsev. Guardate la rapidità dei colpi di Zaitsev. Lo avevamo visto demolire Fattori. Si sta ripetendo questa sera a Sassari, un 26enne da San Pietroburgo. Mani pesantissime. Ha aperto la guardia destra del pugile italiano e lo ha messo giù già in due occasioni. Però la combinazione deve andare basso ancora, non riesce Cardamone. Deve andare sotto, ma sono vani anche i suggerimenti dell'angolo. Continua a insistere, così come ha fatto fin dal primo round Cardamone, trovando la guardia attenta di Zaitsev. Ancora colpito al volto, da distanza ravvicinata Cardamone, è un'insidia costante. Ora col destro Cardamone arriva finalmente a segno, ma ora col sinistro doppiato dal destro finalmente Cardamone deve far valere la sua scuola, la sua scherma pugilistica, ma lo vediamo di tanto in tanto barcollare. Ora barcolla e colpito ancora duramente e finisce a tappeto.
sta accusando la violenza dei colpi di Zaitsev. È partito male, ma non è detta l'ultima parola. Vediamo se riesce a reagire ancora Cardamone. E attenzione ancora il destro, due volte a bersaglio al volto di Zaitsev. Ultimi 40 secondi del quarto round. Ancora una volta il gong servirà al pugile italiano e si alza l'urlo del pubblico per cercare di sostenere il pugile di Montorio inferiore. Sono arrivati in 100 con il sindaco Bianchino, l'assessore allo sport Trifone. È arrivato anche il super tifoso della nazionale italiana proprio da Montorio inferiore, Mario Barone, con i suoi piatti, ma finora Agostino Cardamone ha patito la violenza, la potenza dei colpi del russo. E suona il gong, lo vedete sofferente tornare all'angolo da Bruno Arcari. Stecca, mi pare che un'opinione un po', cioè, praticamente sia cominciato male e stia continuando peggio. Sta facendo le stesse cose dalla prima ripresa che ha cominciato, subisce dei colpi che non deve prendere. Lui deve fare solo una cosa a Cardamone, deve tentare di picchiare sotto, perché nel viso non ce la fa con il russo, va troppo scoperto, deve tentare di mettergli qualche colpo sotto per bloccargli anche il fiato, per vedere se tiene, se resiste a questi colpi di Cardamone, perché Cardamone rimane scoperto e il russo ormai ha capito che ci vuole il destro. Tra l'altro il russo, dobbiamo ricordarlo, ha combattuto più di 150 volte da dilettante nel suo paese. E Cardamone non ha ancora cambiato un attimino lo schema per batterlo, cioè fa sempre le stesse cose. Il russo ormai l'ha capita e tenta solo di mettere il colpo finale. Sta accusando la mancanza di ritmo anche Agostino Cardamone, l'abbiamo sottolineato, lo ribadiamo, si è allenato senza sparring partners Agostino, l'Accademia Pugilistica di Contrada con la sede a Montoro Inferiore, il maestro Michele Picariello. Si è allenato nella palestra comunale di Montoro per due mesi intensamente, ma stasera a Sassari è andato subito in riserva contro Zaitsev. Guardate ancora la combinazione di Zaitsev che costringe a indietreggiare il pugile italiano, sinistro, destro, violentissimo. Zaitsev riesce a fare quello che dovrebbe fare Cardamone. Pugile solido, ha una box semplice ma efficacissima. Se ne era già accorto il nostro Fattori e poi anche Silvio Branco. Ma poi Cardamone è calato il ritmo, è calato e i suoi colpi vanno. Ancora una volta colpito Barcolla per un istante, è stato colpito ancora con il colpo dall'esterno con il gancio destro Cardamone. Il russo studia sempre i colpi e mette il colpo quando è il momento. Perde ancora una volta l'equilibrio Agostino Cardamone, l'arbitro Logist lo aiuta a rialzarsi e ancora in difficoltà evidente, sinistro, destro col gancio di Zaitsev. Ora finalmente Cardamone sembra trovare le energie, non riesce a colpire sotto l'avversario. Lega, ma viene colpito dal montante Cardamone, deve fare attenzione nel corpo a corpo. Colpisce ora col diretto destro finalmente Cardamone, trovando per un attimo la guardia scoperta del russo. Ora prova col sinistro, va a vuoto. Una volta andato a vuoto deve indietreggiare, deve andare via Cardamone, non deve rimanere, deve evitare il corpo a corpo e deve evitare la corta distanza. Ora col sinistro dall'esterno ha colpito Cardamone, poi ha schivato basso ma non è ripartito. I colpi di Cardamone
sono molto leggeri perché ancora il russo non è segnato, mentre Cardamone è molto segnato, praticamente ne ha presi d'incontro perché sta studiando ancora le azioni che gli deve mettere il russo e sta studiando quel destro perché è quello che è andato a segno più di tutti. Termina dunque anche la quinta ripresa qui sul ring di Sassari, campionato europeo dei pesi medi. Amici sportivi, appassionati di pugilato, una riunione interessante, una riunione importante quella che abbiamo seguito fin qui, organizzata da Tonino Puddu, interniata su questo match per il titolo europeo, con Zaitsev in nettissimo vantaggio dopo 5 riprese. In precedenza avevamo visto la vittoria dei medio massimi di Giovanni Nardiello per KO la seconda ripresa, di Baghdad Tuama per ferita la quinta contro Michele Poddig della Colonia Arcari nei pesi gallo, e nei pesi welter la vittoria di Farid Benecer ai punti. Poi sul quadrato salirà anche Davide Ciarlante, il super welter. Dunque una riunione di spessore che attendeva l'acuto da Agostino Cardamone, ma Agostino Cardamone è partito malissimo. Ora finalmente riesce a doppiare il sinistro, fatica a portare le combinazioni Cardamone, che abbiamo visto tornare sofferente dall'angolo al termine della quinta ripresa. Ora colpito ancora con il rapidissimo destro diretto al volto. Zaitsev è micidiale, potete osservare la sua solidità, è lento ma quando si sposta con il tronco va a colpire, carica con la spalla e va durissimo a segno, è il suo colpo preferito, è un colpo da KO. Il Cardamone non riesce ancora a colpire basso, deve andare giù, deve aumentare il ritmo, deve farlo lui il combattimento, lo deve fare lui perché sennò è vacante il titolo, bisogna conquistarlo, perché se fa così deve andare avanti, deve almeno fare lui, deve imporre lui il combattimento. Ancora costretto a indietreggiare. Poi se si fa attaccare il Cardamone, siccome è Cardamone mancino, se si fa attaccare dal russo si trova sempre in difficoltà. 1-2 te ne vai, allo stile. Deve fare il match Agostino, lo deve fare, Cardamone deve fare il combattimento, perché sennò va a perdere. Senza troppa convinzione, ora va due volte al volto di Zaitsev Cardamone col destro, ma non porta la combinazione col sinistro, ora consente a Zaitsev di indietreggiare. Sta facendo il match Zaitsev e Cardamone sta subendo. Sesto round. Ora col sinistro prova, ma sempre senza troppa convinzione. È in difficoltà, ma finalmente trova la combinazione e scalda un po' anche i suoi tifosi che cercano di sostenere il pugile di Montoro inferiore. Ultimi 20 secondi del sesto round. Destro-sinistro, ma subisce il destro portato col montante Cardamone. Permette sempre a Zaitsev di chiudersi. Si muove troppo poco, è troppo lento Cardamone, è troppo lento. E suona il gong. Termina la sesta ripresa, Maurizio. I tifosi di Cardamone provano a incitare il loro beniamino, ma Zaitsev continua a mantenere un vantaggio netto. Mi sembra giusto che i tifosi di Cardamone devono portare e lo devono applaudire, però a questo punto qui ancora dico ancora la mia idea, perché vedendo il combattimento, il russo sta andando tranquillamente perché attacca in continuazione a Cardamone per mettergli questi due colpi fatali. Mentre Cardamone ancora non ha fatto niente per risolvere il problema, cioè il mancino deve attaccare, è un titolo vacante, bisogna vincere il combattimento a tutti i costi. Il russo sta tranquillo, è libero in faccia, non c'ha un segno, praticamente di colpi non ne ha presi duri. Soltanto in un paio di occasioni Cardamone è riuscito a colpire con durezza,
a trovare scoperta la guardia, ad andare con un po' di rapidità in più a segno, troppo lento Cardamone. Cardamone che fra l'altro era stato bloccato in primavera da una micro frattura ad un mignolo, poi da una ferita ad un sopracciglio, aveva dovuto rallentare la preparazione, poi ripresa a pieno regime per presentarsi. Cardamone deve condizioni fare. Cardamone deve fare. Scusa se ti interrompo, perché sto entrando anch'io nel combattimento perché è proprio un amico, ma un consiglio, lui deve andare avanti col destro, destro e montante sinistro. Non sembra neanche troppo convinto Cardamone. Non fa fatica a controllare il match Zaitsev, vedete, non deve scomporsi più di tanto. Continua a girare sul quadrato Cardamone, ma così facendo favorisce l'azione lenta in difesa di Zaitsev, ma rapidissima nel ripartire all'attacco con un destro che fa male. E ancora Cardamone che non riesce a prendere iniziativa. Ha subito l'impatto psicologico iniziale, probabilmente Cardamone, ed ora è condizionato psicologicamente in maniera pesante. Sì, perché dalla prima ripresa ha subito due colpi, prima e seconda ripresa ha preso due colpi che sono stati molto duri. È bene sottolinearlo perché certamente hanno segnato il match quei colpi presi così subito alla sprovvista in un match che partiva un po' al buio per il pugile italiano. Per quanti si mettessero all'ascolto in visione di Rai 3, campionato europeo, titolo vacante dei pesi medi, di fronte sul quadrato di Sassari il pugile italiano Agostino Cardamone, che è già stato campione d'Europa, è sul quadrato con il pantaloncino nero e la banda rossa, opposto al russo di San Pietroburgo Alexander Zaitsev. Ora finalmente riesce a colpire col destro, sbilancia l'avversario. Se riuscisse anche a trovare un po' di convinzione con qualche colpo portato a segno, Cardamone potrebbe cominciare un altro match, anche se i colpi che ha subito lo hanno certamente danneggiato, non soltanto nel morale. Ultimi secondi del settimo round. Ora col destro d'incontro riesce dall'esterno a colpire Cardamone. Ora va via e fa bene in questo caso. Sta cominciando finalmente a boxare nella maniera più giusta. Attenzione al destro d'incontro ora di Zaitsev, che ha sfruttato lo sbilanciamento dell'italiano e ha colpito dall'esterno in gancio al volto. Suona il gong della settima ripresa e dobbiamo sottolineare comunque la leggera ripresa di Agostino Cardamone, ora inquadrato da Umberto Orti all'angolo con Bruno Arcari. Ha fatto gli ultimi 10 secondi buone perché ha tentato almeno di mettere un'azione un po'. Ecco il destro, vedete che viene accusato, è evidente il colpo di Agostino Cardamone, ma fino a questo momento, lo abbiamo ribadito già più volte, Zaitsev ha potuto giostrare sul quadrato a suo piacimento, non ha faticato più di tanto a controllare l'azione lenta di Cardamone. Infatti ha fatto gli ultimi 10 secondi vincenti, ma adesso deve partire, adesso perché sono le ultime riprese, deve andare avanti adesso. 31 anni il prossimo 1 dicembre Agostino Cardamone. Si giocava moltissimo e si gioca moltissimo, dobbiamo dire, questa sera. E stiamo a vedere dunque ottava ripresa, ma a questo punto Cardamone deve accelerare i tempi se vuole avere qualche chance. Deve accelerare i tempi, è in chiaro svantaggio. Zaitsev ha dominato le prime 5 riprese. Una volta è stato anche contato Cardamone, che è finito 2 volte a tappeto. Ecco a segno Cardamone, ora col sinistro.
E arriva con la combinazione finalmente all'interno col destro e sinistro, piazzato col diretto. Bene così Cardamone. Sta trovando la scherma a lui congeniale. Ecco, deve andare avanti, deve fare il suo combattimento adesso. Sono le ultime riprese, deve vincerle per forza. Non può concedere più nulla all'avversario, che è in vantaggio. E ora però viene colpito dal destro, poi va a vuoto il montante dello russo, ma ancora una volta Cardamone ha accusato, ora col sinistro, doppiato dal destro, ancora un buon colpo, una buona combinazione per Cardamone. Schiva facendo mezzo passo indietro Zaitsev, che si mostra preparatissimo, è stato chiamato al posto di Neville Brown. Neville Brown che Cardamone conosceva benissimo per averlo già battuto per KO alla settima ripresa. Il britannico si è tirato indietro per un infortunio, è stato chiamato questo pugile russo che si è mostrato più che preparato, e lo stiamo apprezzando, lo stiamo ammirando anche stasera in questa sua prima scalata alla corona continentale nei pesi medi. Infatti il russo era in lista d'attesa, cioè praticamente era la riserva. Automaticamente per fare un titolo d'Europa c'è la riserva che si deve allenare anche lui per il campionato d'Europa. Aveva comunque un match già programmato a luglio. Zaitsev che ora colpisce col montante e poi Cardamone finalmente indietreggia evitando un corpo a corpo molto pericoloso. Attenzione, ultimi secondi, ma vedete che poi fa lavorare da distanza ravvicinata il russo Cardamone e sono colpi che si sentono, che si accusano. Ora indietreggia evita il montante dell'avversario, suona il gong dell'ottavo round e purtroppo dobbiamo ancora una volta registrare il vantaggio di Zaitsev. Umberto Orti ci ripropone la combinazione destro-sinistro di Agostino Cardamone. Poi vedete che va a vuoto col sinistro, la schivata bassa di Zaitsev, in questo caso abilissimo a evitare il colpo del nostro pugile. Comunque il russo non si vede niente, cioè ancora non dà segno di cedimento, niente, lui tranquillo, mentre nell'angolo di Cardamone sono in tre per dirgli di tenere su un po' il ritmo. Vedi che questo è l'ultimo minuto, nono round dunque del campionato europeo dei pesi medi a Sassari. Cardamone deve stringere i tempi, deve stringere i tempi, deve prendere a questo punto, se è in grado, in pugno la situazione, deve cercare di attaccare, sa benissimo di rischiare poi scoprendosi, ma lo deve fare a questo punto, deve giocare il tutto per tutto. Zaitsev è in vantaggio, è riuscito soltanto nella settima ripresa Cardamone a mostrare poi ancora nell'ottava qualcosa di buono, ma troppo poco. Zaitsev è in vantaggio in questo momento, destro arriva ma c'è la replica subito col diretto all'interno del russo, deve colpire e andar via Agostino Cardamone, deve colpire, andar giù e poi fare un passo indietro. Cardamone si deve muovere adesso, ce la fermo, non si muove più il russo. Eccolo qui, ora colpito duro Zaitsev, e a questo punto stiamo a vedere se Cardamone riesce a trovare i colpi per cambiare in corso il match. Zaitsev ha però portato un destro violento, quasi a voler dire sono ancora qui, era sembrato in difficoltà. Ora lavora col jab da distanza ravvicinata a sfiancare l'avversario,
sinistro-destro, ma poi vedete rapidissimo il sinistro di Zaitsev che tiene a distanza Cardamone. Osservate come lavora anche ai fianchi il russo. Doppia ora Cardamone, dovrebbe essere più rapido Cardamone. Eccolo qui, sinistro-destro, ma sinistro ancora. Zaitsev comincia comunque a non essere più lucido come all'inizio. Ora col sinistro, non lo doppia col destro però Cardamone. Destro-sinistro ora dall'esterno. Eccolo qui il sinistro di Agostino Cardamone. Gridano anche dall'angolo di doppiare col destro, ma non è riuscito nell'occasione precedente a portare il gancio destro dopo aver portato un buon diretto sinistro Cardamone. Colpisce ora col montante mentre l'arbitro aveva fermato il combattimento. Suona il gong del nono round e dobbiamo dire che Cardamone sta recuperando qualcosa, ma sì, non è ancora in condizione, non è questo ancora il tipo di atteggiamento che può consentirgli di aggiudicarsi il match che Zaitsev continua a guidare nel punteggio. E rivediamo con le riprese rallentate che Umberto Orti ci ripropone la fase migliore di Agostino Cardamone. Vedete che si chiude Zaitsev colpito duro al volto. Sì, ha fatto qualche azione bella a Cardamone, ma non è stata quella ufficiale per dire che lì adesso siamo già al decimo round. Soltanto tre round eventualmente al termine, soltanto tre round. Ed ecco che Umberto Orti inquadra Mario Guerrini che è in lizza per la poltrona di presidente della federazione pugilato, elezioni che si svolgeranno all'inizio del prossimo anno. E intanto suona il gong del decimo round. E allora forza Agostino, forza Cardamone, vediamo se riesce a tirar fuori l'orgoglio del campione. Ha perso una sola volta contro Julian Jackson, per il resto ha sempre vinto. Ora va col sinistro ma senza troppa convinzione, porta il destro lentamente, poi schiva basso. L'arbitro ferma un attimo il combattimento. Infatti stiamo sentendo Rocco Agostino che gli sta dicendo le cose giuste, deve attaccare, adesso siamo alle ultime riprese. Ormai non c'è più nulla da attendere, tra l'altro Cardamone si sembra aver recuperato sufficiente freschezza per poter concludere il match, era in chiara difficoltà a metà dell'incontro, tornava all'angolo in netta difficoltà, in sofferenza, ora è più padrone del quadrato, ma non riesce a portare colpi duri, non riesce ancora a imprimere una svolta al combattimento. Ora il diretto sinistro arriva comunque per Cardamone, deve attaccare Cardamone, anche rischiando qualcosa, ma deve farlo. Decimo round del campionato europeo, il titolo è vacante e sarebbe certamente una sorpresa se Alexander Zaitsev riuscisse a portare a casa il titolo. Sarebbe una sorpresa per quelle che erano le previsioni della vigilia. Ora vedete che costringe alle corde il pugile italiano Zaitsev. Va via bene però Cardamone che viene colpito duro col sinistro, poi doppiato col destro, il gancio dall'esterno, finisce a tappeto, è durissima la combinazione sinistro. Di Zaitsev, il gancio sinistro. Cardamone. Gancio sinistro, infatti era quello che aspettava. Contato per la seconda volta, l'arbitro Logist fa riprendere il combattimento, ma Cardamone finisce a tappeto ancora. È un finale purtroppo amaro. Deve è la terza volta, è la terza volta che viene contato Cardamone.
E ormai è assolutamente padrone Zaitsev che vince Zaitsev meritatamente, finisce a tappeto per la quarta volta Cardamone. La disperazione del pugile di Montoro inferiore, e non c'è nulla da fare. Questa è l'esultanza di Zaitsev, gli applausi del pubblico. Purtroppo amaramente questa serata per il pugilato italiano. Rivediamo il sinistro, vedete il gancio sinistro portato benissimo da Zaitsev, che ha posto fine in pratica al combattimento. Ma lo stavo studiando da 2-3 riprese questa azione qui. Comunque nulla da eccepire, assolutamente una condotta impeccabile del russo. Perché anche il russo si è comportato anche bene, anzi benissimo. Ha fatto il suo pugilato che doveva fare Cardamone, che non è riuscito a inquadrare bene l'avversario e di fare lui il combattimento. Niente da fare dunque per mano di cuoio per Agostino Cardamone. Delusione naturalmente nel suo clan e fra i suoi sostenitori di Montoro inferiore. Eccolo qui Agostino ancora disteso sul quadrato. E finalmente si può alzare Agostino Cardamone, che viene accompagnato dagli applausi del pubblico. L'abbraccio con Zaitsev è uno dei momenti che ovviamente che esaltano la nobile arte. Il pugilato ha offerto questa sera lo spettacolo europeo di Alexander Zaitsev, questo 26enne di San Pietroburgo, del quale sentiremo ancora parlare. Lo avevamo già visto, come detto, in due occasioni contro Fattori, in una splendida vittoria, e poi contro Branco, sconfitto ai punti. Ecco la proclamazione del vincitore, alza le braccia Alexander Zaitsev ed è il nuovo campione europeo dei pesi medi. Ed ecco la cintura, la corona di campione d'Europa dell'ABU, campione d'Europa dei pesi medi. Il pubblico saluta il campione, il nuovo campione, che torna ad abbracciare, a salutare lo sconfitto, il pugile di Montoro.